Beh ragazzi, qui Fox e benvenuti in questa nuova recensione di App of the Day. Allora, l'applicazione di oggi è Tank Broom della Tech Bla. Questa applicazione, se scaricata oggi, potrete usufruire della versione senza pubblicità che normalmente dovrebbe costare 74 centesimi. Questa applicazione pesa 31 MB ed ha una media di 4.6 stelle su 5. Proviamola insieme. Appena apriamo questa applicazione, subito ci esce scritto il messaggio di App of the Day che abbiamo la versione senza pubblicità gratuitamente. La schermata si presenta così: il titolo in alto, play, settings e scorre al centro. Poi abbiamo in alto a destra ci viene detto quanti scudi abbiamo e infine in basso stanno i collegamenti per la pagina Facebook e YouTube dei creatori del gioco. Proviamo a giocare allora. Come modalità abbiamo due modalità di gioco: la Times e Levels. La modalità Times, noi impersoneremo appunto questo carro armato e dovremo difendere questa torre da questi nemici che spawneranno continuamente durante il livello, più tempo possibile. Possiamo utilizzare gli scudi premendo sulla apposita icona e mirare e premere sullo schermo per sparare in quella direzione. Gli scudi diminuiscono ogni volta che li utilizziamo giustamente e praticamente che quando viene utilizzato lo scudo viene creata questa specie di cupola azzurra attorno alla base che la renderà invincibile colpi nemici per 5 secondi. Dopo che è stata colpita 5 volte questa torre verrà distrutta e il gioco terminerà. Come poi ci viene detto alla fine del livello, ogni 10 uccisioni sarà una bomba che ci verrà regalata, quindi ogni 10 uccisioni ci verrà data una bomba in più, quindi 6, 7 se non le usiamo, oppure di nuovo 5 se ne abbiamo già utilizzata una. In alto possiamo vedere la vita le 5 vite della torre, quante ne rimangono ancora e quante sono state fatte fuori. E poi possiamo vedere il tempo al centro e a destra ci sta il tasto per mettere pausa se vogliamo mettere in pausa il gioco. Come detto, distrutta la torre, cioè colpita 5 volte la torre, esploderà e finirà il gioco, ci verrà dato il punteggio. Volendo, queste bombe ovviamente possono essere comprate con soldi veri. Potete prenderne 5 alla modica cifra di 75 centesimi o se volete strafare 50 per 4,51 euro. Come potete vedere, se l'avete scaricata adesso in alto a sinistra ci verrà detto che abbiamo acquistato la versione senza pubblicità, quindi che sono state bloccate le pubbliche. Che altro dire? Allora passiamo alla prossima modalità. Perché nella modalità Levels le bombe non vengono da quello che ho capito, non vengono date in base alle uccisioni. Perché? Allora, vi spiego un attimo la modalità. Nella modalità Levels abbiamo questi 9 livelli dove abbiamo questa mappa e abbiamo un certo numero di carri armati che rimane quello, non ne spawnano altri. All'inizio, al primo livello, per esempio, sono tre carri armati. E questi carri armati prenderanno di mira noi e non più la torre. Quindi noi saremo vulnerabili perché nella modalità Times i colpi ci passavano attraverso perché noi non eravamo vulnerabili, ma solo la torre lo era. Invece, in questo caso, siamo noi a essere vulnerabili e quindi siamo noi a dover stare attenti a non essere colpiti. Come al solito, i comandi sono gli stessi e dobbiamo praticamente uccidere questi carri armati prima che uccidano loro a noi praticamente. Sparando a questi carri armati li one shotteremo in qualsiasi modalità e completeremo il livello. Ci verrà dato, da quello che ho capito, una bomba a fine di ogni livello. Quindi alla fine del primo livello una bomba, al fine del secondo livello un'altra bomba e così via, da quello che ho capito. Quindi in teoria se noi utilizziamo una... No, una bomba, scusate, una scudo. Se noi utilizziamo uno scudo e poi completiamo il livello, ne abbiamo infiniti perché uno lo utilizziamo, uno ci viene dato, uno lo utilizziamo, uno ci viene dato e quindi stiamo a posto. Come ho detto, sono solamente 9 livelli, non ce ne sono altri e basta. Questo è come in per sé come funziona il gioco. Ora passiamo alla recensione vera e propria. Allora, devo dire che il fatto che ci siano solamente 9 livelli e solo due modalità non rende per niente longevo il gioco, cioè praticamente i livelli, almeno i primi due, che quelli che ho provato io, sono molto semplici e se così fosse, praticamente un 10-20 minuti massimo, se proprio siete nabbi, avrete completato il gioco, mentre l'altra modalità è molto complicata perché a un certo punto, cioè già dall'inizio sparano molti carri armati e quindi se non utilizzate 3000 scudi sarà molto difficile, diciamo, completare il livello. Quindi questo gioco non è per niente longevo, però è carino graficamente.
Unica pecca sono i suoni perché sono completamente sfalsati. Noi spariamo e dopo 4 ore dallo sparo sentiamo il rumore che è prodotto il proiettile partendo dalla nostra canna. E vedete pure dei gameplay, ma non è, vi assicuro che non è un problema della registrazione perché pure io l'ho sentito così. E poi che altro? Non è per niente longevo. Poi la musica che deve ripartire ogni volta che tu scegli, tu stai su, clicchi su, fa la musica, no? Tu clicchi su play, la musica riparte da capo, torni indietro, riparte da capo, scegli le bombe, riparte da capo, torni indietro dopo che hai comprato le bombe, riparte da capo. E così via, quindi ragazzi, io ci do 2 stelle e l'ho disinstallato subito. Quindi, no. Se la volete scaricare e provare, tanto è gratuito. A meno che non vogliate comprare le bombe, ci giocate per qualche minuto. Poi, se vi piace, bene. Per scaricarlo gratuitamente, credo che avete bisogno dell'applicazione app del giorno che si scarica gratuitamente dall'App Store. Ogni giorno vi presenta appunto questa nuova applicazione gratuita, a volte sono carine, a volte no, a volte sono veramente gratuite, a volte non regala niente. Sempre una cosa regalata e quindi se volete scaricatevela, ogni giorno andate a dare un'occhiata. E che dire ragazzi, grazie per aver visto questo video, noi ci vediamo in una prossima recensione, in un prossimo gameplay, in una prossima rubrica, dove e quando volete voi. Ciao a tutti!